Per Logos Edizioni High Dynamic Range con la Reflex Digitale di David Nightingale. Il nostro autore, che è un professore della Best Picture Photo School americana, ci vuole insegnare con questo libro come ovviare al problema dell'esposizione. Cioè, quando il nostro occhio percepisce un paesaggio, lo vede in una determinata maniera. Dopodiché, dopo che abbiamo scattato la fotografia non è mai all'altezza di quello che recepiva il nostro occhio. Questo perché? Perché un'immagine ha punti di fuoco diversi che hanno bisogno di un'esposizione diversa. Già nel 1800, pensate, alla fine del 1800, Gustave Le Gray aveva cercato di ovviare a questo problema facendo due foto di un paesaggio marino, uno dove la macchina era stabilizzata sul cielo, l'altra sul mare. Poi ha tagliato due negativi e ha creato una foto unica che desse il giusto risalto a entrambi gli elementi naturali. Oggi noi abbiamo invece la possibilità di ovviare questo problema con questo sistema. Il nostro autore, innanzitutto nel primo capitolo, ci spiega come fare a capire quali sono i diversi punti di luce, in un'immagine, poi dopo, sviluppa questo discorso tramite le tecniche poi anche, di post-produzione e ci insegna quindi a fare subito delle foto molto molto realistiche. Guardate, dove si esaltano i diversi punti di luce, per arrivare infine alle foto iperrealistiche, tipo queste che vi faccio vedere. Questa è la foto originale e questa è la foto, diciamo, rielaborata. Quindi una tecnica particolare che, usando questo manuale, saremo in grado di padroneggiare meravigliosamente. High Dynamic Range con la Reflex Digitale.